mi auguro che tutti noi conosciamo, che è il Concertgebouw di Amsterdam, una delle orchestre più prestigiose, non d'Europa, del mondo. E abbiamo sei personaggi che vengono dall'orchestra del Concertgebouw a suonare a Napoli. Ritorna in grande stile Spina Corona, il festival musicale ideato e diretto dal pianista Michele Campanella. Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo, il festival si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre con 20 concerti distribuiti in 13 punti del centro storico. Abbiamo un ospite d'onore molto particolare, perché invece di essere un cantante come è stato, un clarinettista, un violinista, abbiamo un compositore che non è conosciuto in Italia, ma è conosciuto in tutto il mondo. E in Italia invece, chissà perché, no. Si chiama Vask, si viene dalla Lettonia ed è un compositore di una certa età, la mia, cioè oltre 70, che ha illustrato il suo talento da decenni, e l'ho invitato a Napoli per eseguire la sua musica davanti a lui. Concerti intervallati di tre quarti d'ora l'uno dall'altro, in posti meravigliosi del centro di Napoli, e l'opportunità per provare, e il nostro tentativo è molto efficace in questo senso e molto determinato ancora di più, di abbattere questo presunto steccato per una musica considerata difficile. Dopo un prologo affidato alla musica di due giovanissime arpiste, l'inaugurazione avrà luogo giovedì sera con due concerti di Mozart eseguiti da Michele Campanella e da Monica Leone con l'Orchestra della Toscana. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Un festival di altissimo livello dal punto di vista della qualità degli interpreti e degli esecutori che sono stati coinvolti, ma anche della scelta dei luoghi, quindi noi combiniamo grande arte con la grande tradizione storica della città, quindi un'esperienza straordinaria per i tanti napoletani che parteciperanno, ma anche per i tanti turisti che oggi vivono la nostra città. Sono tutti felici di venire a Napoli. Ci vogliamo domandare il perché? Ecco, voglio dire, non vengono per guadagnare tanti soldi, vengono per mangiare babà, la pizza e mozzarella, per stare insieme, per godere di questa città. È una grande attu che noi abbiamo, che io uso, se permettete, perché invitare a Napoli è diverso che invitare ad Abbiategrasso. E cioè, evidentemente Napoli ha un suo grande fascino e lo uso per far venire gente di altissima qualità a suonare per noi.